Sgarbi, se chi non si è vaccinato almeno fino a questo momento è potenzialmente un peccatore, almeno perché adesso il concetto di vaccino è quasi un dogma, come possiamo fare? È necessario chiedere un perdono dal punto di vista cattolico? No, appartiene alle libertà civili e alle libertà individuali, per cui le persone che ritengono giusto fanno il vaccino e hanno il Green Pass. Le persone che pensano che il vaccino in una piccola percentuale, come tutti riconoscono, possa essere pericoloso, non lo fanno. Sono esattamente come quelli che non prendono l'aereo. Per cui, io l'ho spiegato alla Camera, non si può imporre il Green Pass e non si può neanche imporre il vaccino, perché se io sono vaccinato e vado in un paese dove c'è una malattia tropicale, c'è un rischio, faccio il vaccino, ma non è che pretendo che siano vaccinati tutti quelli che incontro in Malesia o che incontro in India. Per cui dobbiamo immaginare di comportarci nello stesso modo, avendo raggiunto un altissimo grado di persuasione anche con il terrore televisivo, comunque il risultato è ottenuto, ci sono tanti vaccinati che sono protetti, quelli che non sono vaccinati non lo sono, quindi il problema è loro, ma imporglielo è sbagliato, quindi non c'è nessun peccato, c'è magari un eccesso di preoccupazione, d'altra parte chi sale in un aereo è parzialmente incosciente e guarda caso quell'aereo può cadere. L'aereo che andava in Etiopia, che ha preso l'assessore alla cultura della regione Sicilia, che ero io ero diventato deputato, quindi avevo passato la mano a un altro assessore, il mio amico Sebastiano Tusa, è caduto, perché ogni volta che cade un aereo e la morte è certa. Se è un incidente di macchina, no, quindi sono più gli incidenti di macchina, ma sono meno i morti assoluti. Allora, una pure per dire, c'è solo il 5%, il 10% di rischio, magari quel 10% sono io. Quindi ha una prudenza come quella di chi non prende l'aereo. Quindi non può essere né considerato uno che non capisce, né uno che vuol fare una battaglia, come peraltro questi fanno, per difendere dei diritti elementari, né uno che pecca. Non c'è nessun peccato, è un peccato che ci sia una così bassa razionalità per cui gente come Draghi, che è vaccinata, dice di aver paura di chi non è vaccinato. Il vaccinato non può aver paura di nessuno, è vaccinato, quindi il problema riguarda i non vaccinati, saranno... Quindi i vaccinati non devono temere. Non devono temere.